delle persone che riesce a fare dei sessantesimi la persona, non sì. L'azienda, sono poche. La mia azienda è nata nel 47, è stata iscritta alla Camera di Commercio nel 53 e ho cominciato a mettermi in moto, a fare qualcosa per creare quel cosino che in quei momenti non c'era. Quello che mancava erano i trattori, perché la Fiat non li faceva, nessuna azienda faceva i trattori per strada, i trattorini. Allora noi con i motori da vettura e il materiale bellico abbiamo cominciato a mettere insieme qualcosa e lo usavamo anche per l'agricoltura, lavori leggeri, il posto del cavallo e usavamo questi trattorini. E poi da questo si è cominciato a sviluppare, diciamo, una produzione di carioche, perché il suo nome è battezzato Carioca, nome di queste trattorine. E si era steso già un tessuto. Poi dopo di questo è nato la Fiat, è nato, e comincia a rientrare delle macchine dall'America. E noi abbiamo perso il nostro lavoro perché erano di quei trabicchi che davano dei problemi. Il motore di una vettura si faceva andare a petrolio con dei cambi della cingoletta cararmati. Gli americani, i differenziali dei macchine americani, si cominciava a fare qualcosa. E da 1, 2, 3, 4, 5, fin quando la Fiat ha lasciato il posto a noi artigiani di poter fare qualcosa. Facendo questo sono andato avanti 6-7 anni e è cominciato a venire l'esigenza di trasportare i cingoli su strada che non possono camminare perché lo asfalto segna, fare dei carrelli. Io ho cominciato a fare i carrelli per trasportare i cingoli. Questo carrello era un camion che caricava un cingolo da 50, 60, 100 quintali, con la presa di forza si faceva andare il cingolo. Il cingolo faceva andare il carrello con la presa di forza. Poi anche questo è cominciato a venire dei cavi grandi, a fare dei pianali, ha cominciato a perdere la sua funzione. Allora si è cominciato a fare le ruspe, perché la nostra zona era vicino alla zona delle ceramiche e c'era necessità e non c'erano degli artigiani che fossero in grado di fare queste cose. Allora dalla ruspa si faceva i ripper. Poi anche il ripper è un attrezzo che rompe perché la terra della ceramica è un sasso non maturo, ci occorre ancora qualche migliaia di anni. Allora per romperlo ci volevano degli attrezzi che si faceva questo. Poi le macchine italiane erano piccole perché la ceramica ne nasceva una all'anno e è cominciato ad entrare delle macchine americane, Caterpillar, Alice. E facevamo gli attrezzi per queste macchine, perché avevano anche loro, ma i suoi erano molto costosi. Allora noi facevamo questi attrezzi, che ce n'ho ancora qualche d'uno in giro, per queste macchine. Poi dopo queste macchine è cominciato ad arrivare dei tornopugli, è stato arrivare delle macchine da 200 cavalli, e noi non eravamo più in grado di fare questo. Allora si è cominciato a fare l'autostrada. C'era bisogno di portare la ghiaia sulla strada. Allora abbiamo fatto degli attrezzi che caricavano la ghiaia in secchia e la stendevano sulla strada. I camion normali, il ribaltamento della ghiaia, lo facevano di fianco. Allora, cosa succede? Se c'è un autista in gamba, mentre che scarica si muove, se non c'è un autista in banca scarica, chiude le ruote e non va più via. Allora deve venire un altro camion a rimorchiare per farne andare via. Allora noi avevamo fatto dei pianali che la ghiaia andava giù di dietro, mentre che il camion andava avanti, seminava la ghiaia. Non c'era neanche tanto bisogno della ruspa, perché un camion fa un mucchio unito, col nostro c'era steso. E l'abbiamo fatto qualcheduno, 20-30 pezzi che andavano per l'autostrada del Sole e l'autostrada del Brennero. Poi anche qua le autostrade si sono finite. Allora ho cominciato con l'aerodinamica.
è arrivato in Italia una macchina per l'agricoltura che l'aveva preso la cooperativa di Novellara, cooperativa di Novellara, e io ci ho fatto l'attrezzo per rare la terra, idraulico, l'arato che si solleviva, idraulico, e poi usavano delle macchine che l'aratura era, allora era interessante, adesso è meno, perché è già una decina, vent'anni che si rara a basso. Prima invece eravano giù 10 centimetri, c'era una zona che non produceva, perché era come un asfalto, diciamo, le piante non riuscivano ad andare con le radici nel buono. Poi anche questo qua, le autostrade si sono finite, e come ho detto prima, ho cominciato con l'idraulico, con l'aerodinamico. E allora c'era tutto da fare, e poca conoscenza, e com'è che devo dire, le persone che sapevano lavorare sull'idraulico erano poche. Io, la mia passione della meccanica, mi lasciava capire cosa c'era da fare per fare qualcosa che fosse utile. E allora ho cominciato con 10 operai, 12 operai, fin quando che siamo arrivati oggi, non solo in Italia, ma fuori l'Italia, con 750 dipendenti. È diventata un'azienda, diciamo, che sul mercato più all'estero che in Italia è interessante. Noi, la nostra clientela è una clientela, com'è che devo dire, delle aziende grandi, Fiat, Caterpillar, Steyr, John Deere, tante altre macchine. E siamo, diciamo, obbligati a costruire del materiale che sia affidabile. E perché questo qua? Perché una macchina che va fuori, ne può andare fuori 50, succede delle noie, non si finisce. Allora abbiamo creato il stabilimento qua a Casale, e l'avevamo anche là in via di Pisa, abbiamo fatto le sale prove. Noi abbiamo delle sale prove che fanno anche fino a 1 milione di cicli per vedere la resistenza. E quando non arriviamo al numero che loro danno, dobbiamo ripeterlo. Tante volte un attrezzo può rimanere in prova anche 6 mesi, perché arriviamo a 800.000 cicli, si rompe, allora dobbiamo ripeterlo, fin quando arriviamo al 1 milione. Dopo di questo è uscito l'esigenza dell'idroguido. E allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo cominciato a vedere per fare gli idroguidi. I primi sintomi dell'idroguidi, sintomi, li facevo io con un cilindro. Adesso l'idroguido è un corpo a sé che fa quello che l'operatore vuole. Invece quello che facevo quello che andava bene al sistema, perché era lento arrivare. Poi, come detto prima, è partito l'idroguido, e oggi facciamo l'idroguido. Facciamo circa 150.000 all'anno, e dovremmo arrivare nel giro di 4, 5, 6 anni, dovremmo arrivare a 500.000, perché è circa 1 milione, diciamo, la necessità dell'idroguido. Perché si è arrivato al 1 milione? Perché le mettono anche sulle macchine piccole, anche sulle macchine da giardino, mettono un sistema di idroguido. Poi dopo il lavoro dei cilindri si è stato allargato, è andato a finire che oggi produciamo 1 milione di cilindri all'anno solo qua a Macasaro. Le mie tetrabbie invece hanno preso un'altra via, hanno allargato molto la produzione, però non è ancora comandabile tramite satellite, però hanno fatto delle macchine che arrivano fino a 15 metri, non per le nostre zone, ma per le zone adatte. Sì, l'agricoltura sta subendo una trasformazione molto grande, e attualmente nella trasformazione produce anche crisi, perché quando si fa delle macchine che non sono normali, è difficile avere delle gambe grandi, ne comincio con 50, 100,
due anni dopo 300, un anno dopo 500, 1000, 10.000, 50, così. Questo qua è un po' l'andamento che ho creato io dall'inizio, il bisogno del momento, fino ad arrivare alle esigenze del bisogno di oggi. Il mio lavoro è sempre stato un lavoro di ricerca e tutto quello che io ho fatto nei 60 anni di attività è di alleggerire la fatica dell'operatore. Cosa voglio dire? Tutto quello che ho fatto delle cose che l'operatore, faccio un esempio, consumava 10 kW di fatica. Poi è arrivato 9, 8, 7, 6. Quando è arrivato con solo schiacciando un bottone per fare il lavoro. Questo qua è il mio lavoro. E tuttora quello che faccio adesso è ancora quello. Questo trattore che vedete davanti a voi sarà un trattore che non è un trattore di produzione. Oggi potrà essere di produzione, non sappiamo quanto. È un trattore che, diciamo, quello che io faccio in zona non c'è niente, in Italia non c'è niente. Perché dico questo? Perché questo trattore qua ha quattro ruote motrici, dove che c'è bisogno di aderenza, le quattro ruote motrici sono tutte e quattro sterzate. In modo che questo trattore in 3 metri gira, si gira a turno, come lungo giro, che altre macchine hanno dovuto creare dei sistemi per ridurre lo spazio. E in più c'è la possibilità che può lavorare le ruote dove ha arato la terra e fuori dove non ha ancora arato. Cosa vuol dire? Quando si ara la terra, dove passa le ruote del trattore, oggi ci viene, voglio dire, ci viene una zona dura, ci viene una zona che le radici della produzione, quando arrivano lì si devono stendere, non vanno più giù, non vanno a cercare diciamo, dove c'è ancora del buono dell'agricoltura. Questo qua invece le ruote stanno fuori, è sempre diverso, sempre diverso, sempre ho cercato di creare su quei trattori, i trattori di oggi ce l'hanno fatto la FIA, ce l'hanno fatto le altre gente. Ma quello che allora non c'era, io ce lo faccio, è vero. Questa cosa, che ha parlato, ha detto che ha detto la passione della meccanica, no? Lei ha questa passione, tu dici che c'erano poche cose allora. Ecco, dov'è che ha preso la conoscenza? Allora, come ha cominciato? Allora, quando ero un bambino, facevo un carro, facevo un aratro con del fil di ferro. Prendevo il fil di ferro, lo arrotondavo, facevo le ruote, poi lo piegavo in mezzo, ci veniva il perno, poi facevo. E allora non c'erano i giochi di oggi, erano pochi, e io mi cercavo di fare qualcosa. E continuamente, in base alla mia intelligenza, facevo qualcosa di diverso. Fin qua sono arrivato al militare. E prima di andare al militare lavoravo in campagna con i miei genitori. A me mi sarebbe sempre piaciuto andare alle Reggiane, perché avevo degli amici che andavano alle Reggiane, però per andare alle Reggiane io volevo la testa dell'industria. Io un operaio ce la davano, io ero contadino, non me la davano. E sono rimasto con i miei genitori fino a 19 anni. L'anno prima di andare al militare sono andato a fare una campagna di arratura. Cosa voglio dire? C'erano i trattori che andavano a arare a casa dei contadini. Allora, per l'ultimo, prima di andare al militare, ho lavorato sul trattore, sul landino. Vedete, poi vado militare, vado subito, vado a Spezia, perché era della Marina, poi da Spezia mi mandano a Polo, perché c'era la scuola. Vado a Polo alla scuola, ci ho avuto una rottura di un braccio, che poi il libro ne parla, e mi hanno fatto servizio sedentario. E non mi hanno mandato, diciamo, il fronte. Era arrivato
una richiesta, perché io ero cannoniere, è arrivata la richiesta di essere imbarcato su sommergibile. Allora, a quei tempi, il servizio sedentario aveva dei privilegi, ma era un giro tanto lungo che tante volte andavi sulla battaglia, poi arrivavi i documenti, quelli che morivano là avevano perso i suoi diritti. Allora, tramite un ufficiale della Marina, che era uno di Reggio, mi ha imbarcato, mi ha tenuto a terra. Sono andato a lavorare alla messa sotto ufficiale. Ero lato alla messa fino all'8 di settembre. Poi dopo siamo andati in Germania e la storia è cominciata in Germania. Quello che poi il libro ne parla tanti, però la voglia della meccanica ce l'aveva loro e ce l'ho più adesso. Adesso il mio svago della persona e la meccanica. Io, se non ho qualcosa davanti, meccanico non sto bene. E tutto quello che creo sulla meccanica. Faccio un esempio. Ho avuto un brevetto europeo di versione con i muletti, che poi ve lo faccio vedere, puoi pesare un peso senza fare nessuna manovra. Prendi sollievi in peso. E questo qua dà dei vantaggi grandi, perché faccio l'esempio che domani vuoi fare l'inventario, vai nello scaffale, prendi sollievi, pesi e rimetti a posto. Vai di sotto, prendi l'altro, metti a posto. Ti fa il lavoro di 7-8 persone, questo sistema. E nel frattempo conti anche i pezzi, fai tutto. Ho fatto un altro brevetto che mi arriverà qualcosa a breve e per la Bell e la nostra consociata fa delle macchine per rompere la legna, per tagliare la legna. Allora, queste macchine qua hanno un costo di acquisto, un costo di produzione. Allora io ho cercato che con un medesimo trattore far funzionare 5 macchine senza cambiare niente. 3 macchine per rompere la legna, una per tagliarla e una per i despugliatori, per la roba piccola, da ridurre la roba piccola. E anche questo avrà il suo interesse fra qualche anno, perché la legna dovrà essere, diciamo, com'è che dovrei dire, dovrà sostituire tante altre energie. La legna costa poco, tutti gli anni c'è una produzione, perché sappiamo la produzione, e che fa costare molto la legna e movimentare, andare nel bosco, tagliarla, portarla fuori. E questo sistema va nel bosco, il trattore va nel bosco, taglia la legna con un motosega, la legna a terra comincia a lavorare. Ha finito di fare quello che deve fare in quel posto, il trattore parte, ha tutto attaccato e va a lavorare in un altro posto. In più questo trattore qua si può usare per l'agricoltura. Faccio un altro esempio. Adesso le vigne sono tutte a macchina. Cosa vuol dire? La vigna a macchina deve avere una distanza perché ci deve passare una macchina in mezzo fra una e l'altra. Allora queste vigne qua non lascio venire sull'erba, perché l'erba con il caldo e l'umidità produce, diciamo, le malattie per l'uva. Allora questo trattore che ho fatto io c'è la barra con le catene, largo come la vigna, passo. Adesso devono fare 3 giri, devono fare una parte, una dall'altra, in mezzo, con un giro solo fai tutto. Si cerca sempre. È chiaro che sul momento non si vede fiorire le cose, ci vuole solo tempo. Quindi lei ha cominciato osservando il lavoro dei campi, no? Quindi, Sempre. Tutto quello che faccio anche adesso, che fa l'azienda, ogni bene, è per i campi, per l'agricoltura. Tutto per l'agricoltura. L'idroguida, i cilindri, tutto per l'agricoltura. E come mai è andato in marina allora? Allora, com'è che devo dire?
a Correggio c'eravamo in 11 marini. Allora io ero conoscente perché, com'è che devo dire, anche quando ero giovane cercavo di essere, non l'ultimo, cercavo un po'. Allora in marina ci mandavano, diciamo, le persone più scelte, perché lei vede che in marina tutto. E loro mi ha iscritto. È stata la mia fortuna perché la mia classe è andata in Russia e io ho tardato 3-4 mesi per andarmi in Italia, 5, non sono andato in Russia, sono andato in marina, è stata la mia fortuna. Perché quando era militare al deposito doveva essere imbarcato su un sommergibile che poi non è più ritornato in Italia. Se io ero imbarcato era finito. È stata una fortuna. Per me, se la parola Signore ha un senso, mi ha dato molta fortuna, molta fortuna. Mi ha aiutato molto. Io sono nella mia vita stato molto fortunato. E tutte le conferenze che partecipo e che faccio anche con la faccenda dei campi, le scuole, e lo dico sempre, la mia prima parola dico che il Signore a me mi ha dato molta fortuna, molta voglia di fare, molta fortuna. Io sono fortunato. La mia vita sarebbe finita anni e anni, anni prima. Con la fortuna sono arrivato fino ad oggi. Perché questo braccio qua, vedi, ho avuto un rotto che aveva 3-4 anni. E quello che mi ha messo in servizio sedentario, quello che non mi ha fatto imbarcare, quello che sono arrivato oggi. Per me la fortuna è stata qualcosa di grande. Ho cercato, la fortuna l'ho cercata, l'ho seguita, l'ho custodita. Meno, Dio potesse dire, meno questi due anni, dall'88 al 90, che l'88 mi sono rotto il femore senza ragione, ero lì che parlavo con mio figlio, mi giro, vado a portare. Si ripara il femore e esce la prostata, perché l'anestesia fa la prostata. Esce la prostata, passa ancora dei mesi, vengo qua, c'è una ruota di un trattore, in piedi, che le ruote del trattore sono là che stanno in piedi. Non so la ragione se uno ci ha preso conto, è andata giù. È arrivato su questo piede, ma non è che mi abbia fatto male. Non ho tirato la gamba, sono andato a terra, mi sono rotto la sua. E adesso è quello che mi tiro ancora dietro. Perché il febbre si rimedia in poco tempo, ma questo qua invece ci vuole tempo. Non sto male, non soffro, sto male moralmente, perché io non mi vorrei vedere. E sono costretto, ma non mi vorrei vedere come sono. Sono costretto, ma non vorrei vedere. Nella mia vita che lavoro può essere 76-77 anni. Che lavoro. Lavorato militare, ero in messa, andato in Germania. La mia fortuna in Germania è stata usare il trattore in Italia prima di andarmi in Italia. Nel campo di concentramento, un interprete italiano, la mattina fa la riunione, dice cercano una persona che sappia guidare il trattore. Ne occorre 15, hai conoscenti? Sì, tutti amici della marina, siamo andati a lavorare in un'azienda. E ho cominciato a lavorare col trattore, solo perché sapevo usare il trattore. In campo di concentramento ci sono stato poco, due mesi e mezzo, che se continuavamo a stare là c'era a finirlo, perché quello che mangiavi non era sufficiente per l'alimentazione. Arrivavi che perdevi un po' il controllo della testa, perdevi. Non era freddo, non ti vestivi senza per ragione. Io credo che la tecnica tedesca di questo ne usavano, perché ogni tanto facevano delle iniezioni e non sapevamo la ragione.
Giovanni c'è fa le lezioni. Non so cosa usava, la ragione, non sapevo niente. Ho fatto una doccia urgente, perché dove mi ha messo a dormire noi italiani c'erano degli ebrei, c'erano dei polacchi, c'erano dei pidocchi già levati, già grossi, e noi avevamo preso i pidocchi. Allora ho fatto, dove c'era il palato del Cenuro, ho fatto la doccia e i vestiti li ha messi fuori, li ha fatto passare per i forni, perché le ghiandoline rimangono vive, allora li ha cotte, in modo che quando andavo a prendere la roba, tante volte non trovavi la tua, trovavo quella degli altri, le scarpe in particolar modo. C'era tutta una sofferenza, era tutto un modo che la persona non riesceva nemmeno più a ragionare, non è che si dicesse il metodo è questo e quello, si diceva solo che la finiamo, lo facciamo prima. Vivere così non si può vivere, meglio finire. La morte non è brutta, poi si sa che chi la causa è per volontà. E loro dicevamo, è meglio morire, cosa facciamo? Non si mangia, sei umiliato, sei come trattato male, non si capisce cosa voglio fare. Ogni 15-20 giorni facevo una riunione lungo una strada del capo, chiedevano che vuole andare in Italia a combattere, che Mussolini è stato lì. Noi non sapevamo se fosse vero, ma era vero. Mussolini è stato liberato e andato in Italia. Pochi accettavano. E chi non vuole andare in Italia rimane nel campo. Nel campo tutte le mattine passava un carro con i morti sopra, trainato dagli altri che forse 10 giorni dopo c'erano loro. Tutti svestiti, poi i vestiti li tenevano quelli dentro. Capito? E andavo davanti ai forni, come fare chi va a prendere la carne del macellaio, sta aspettare che ci sia il posto per prenderlo, perché bruciare una persona ci vuole un po' di tempo. C'era vicino a Dora, era un'isola che veniva fatta l'estrazione del fosforo e hanno fatto la costruzione della V1 e la V2 e tutti quelli che andavano lì non potevano uscire per segreti militari e il mangiare che davano, c'è chi usava, che durava 3 mesi, c'è chi durava 2, c'è chi durava 4 e quando non ce la facevano più davanti, e andrò a vederlo, davanti all'uscita c'era un carro ponte con 33 corde, 33 fili di ferro. L'attaccavano e tiravano. E il giorno dopo quelli che dovevano andare lì prendevano via gli altri e ce lo attaccavano loro. C'è un documento d'oro in Germania. E quando i morti, che erano un po' distanti dai campi, facevano una base per terra di legno, poi li mettevano sopra, 20, 30, 40, poi davano fuoco, bruciavano all'aperto. Invece quando riuscivano a portare negli altri campi che avevano possibilità, caricavano sui camici e poi quando arrivavano ribaltavano i camici, andavano a portare, poi c'erano degli altri prigionieri che li facevano passare per il fuoco. Questo qua è un po' della storia della Germania. Poi ci sono tante altre cose che facendo un riassunto, e ne parlo molto in libro di questo. C'ho questo libro che ho creato della storia della Germania. C'è chi legge con piacere, c'è chi legge con dolore. Poi ho fatto vedere domenica quello che ho visto. Io ho dato un minuto, un mese, poi ho chiuso, perché non si può vedere. Diciamo, quindi lei, andando poi in campagna, quindi è riuscito a... Dopo in campagna si mangiava, perché le patate le producevamo noi nei campi dove eravamo.
il pane non c'è nero perché non lo potevano, non lo facevano. Loro hanno un pane nero che c'è ancora, ancora una gran parte di patate. Faccio un esempio: di farina ci può essere il 10%. E allora la patata è un alimento buono, però lo consumi rapidamente. Quanti erano martedì e mercoledì senza pane? Allora, la mia fortuna qua della Germania, che era il chef, che sarebbe il proprietario, mi ha dato in custodio, perché avevano capito che non ero proprio quell'italiano, mi ha dato in custodio i cavalli che usava la signora quando andava al paese, che ci andavo poi io con i cavalli che facevo cocchiere. Allora, ai cavalli viene dato una farina di veno. L'avena per il cavallo è, diciamo, un alimento molto buono. Allora io cercavo di far uscire la farina di sotto e, diciamo, la parte della paglia rimaneva su. E la mattina mangiavo quello. La mattina mettevo questo un po' di farina con dell'acqua, il sale che davano noi era il sale della Polonia, e c'aveva della terra, ma c'era miniera, la Polonia era miniera. Allora mettevamo il sale nell'acqua, allora si salava l'acqua e la terra, e usavamo l'acqua salata. Mettevo un po' di questo sale qua, mentre che facevo i lavori di cavallo. Quando ritornavo c'avevo questa, come la chiamiamo, che non so dare il nome, e mangiavo quello, e stavo bene. Gli altri mangiavano come potevano, portato quello che avevano. C'era chi non arrivava la sera, non ce la faceva più fisicamente, proprio di energia, erano consumate solo dal vitto. In modo che la faccenda della Germania ha lasciato tante cose, com'è che devo dire, tante cose belle. Perché cose belle? La mattina si andava fuori, si salutava sempre. Loro salutavano Hitler, noi dicevamo buongiorno, guten Tag, guten Tag, quello com'era. E questo sistema lo usa anche in Italia. Io le persone in Italia le do del lei. Ci abbiamo lì da noi, adesso, una donna che dicono le badate. Però io ci do del lei a questo tempo. E anche in officina do del lei a tutti, meno le due o tre persone che sono i più vecchi. Do del lei a tutti. E saluto tutti. Per me la mano dopo era, non dico i sindacati, dico la mano dopo. Per me la mano dopo è stata la ricchezza delle aziende. Chi ha saputo trattare la manodopera al modo giusto ha avuto anche dei risultati, perché in mezzo alla manodopera c'è anche buono, e i buoni sono quelli che ti aiutano. Lei come ha scelto i primi collaboratori suoi? Ho cominciato con due ragazzi della zona, perché abitavo a Fosdobbo. Due ragazzi che hanno lavorato alle Reggiane, poi dopo le Reggiane sono andato a finire, visto il trapano che è venuto via di là, e poi due, tre, quattro, cinque, via, via, via. Fin quando che eravamo a Fosdotto di Correggio, eravamo su una settantina. Poi siamo venuti a Macasale e sempre progredito. Abbiamo avuto due, tre anni che molti venivano a prendere la roba da noi, e noi era come un fiore, si apriva giorno per giorno. Abbiamo aumentato molto la manodopera, manca sempre. Proprio mi interessava questo, cioè all'inizio, quindi lei sceglie delle persone che già conosceva o vengono loro? No, del paese, si pagava un poco. Erano persone, perché a quei tempi il disoccupato non era come adesso che è elencato. C'erano delle persone che non avevano il lavoro, vivevano in famiglia, perché andavano a fare la mietitura, andavano a fare la vendemmia, andavano alla risaia, andavano, e loro i soldi
che andavano ad esempio alla bonifica. Questo bonifico qua l'hanno fatto a quei tempi con la manodopera che non risultava disoccupata perché non c'era l'iscrizione. I disoccupati erano solo quelli delle delizie, erano i disoccupati, devono firmare per gli altri. Allora era triste, però la tristezza di allora era tutta la voglia di fare. Oggi la tristezza è tutta la voglia di prendere soldi senza lavorare. E non so quanto tempo dura, non lo so. Per me la situazione di oggi è molto triste. Facciamo un altro viaggio nel tempo. Quando lei arriva quindi dalla Germania in Italia, niente, che Italia ha trovato? Un disastro. Allora, quando arriva dalla Germania in Italia, i partigiani allora erano il numero uno. Loro avevano liberato l'Italia, noi invece avevamo collaborato con la Germania. Quando si parlava in compagnia c'era da fare un passo indietro, non poteva mai stare pareggiato, faccio un esempio, faccio indietro. E si era umiliato, chi non era comunista era un traditore, a quei tempi. Tutti dovevano essere comunisti. C'era anche da loro, c'era anche un po' del buono, però hanno messo in discussione diciamo, le persone contro chi aveva dei soldi, lo chiamavano gli agrari, facevano sciopero, facevano, protestavano, volevano che facessero delle migliorie, sì, era tutto un disastro. Allora io per non subire questa umiliazione lavoravo per conto mio, facevo quello che potevo e creavo sempre un po' di utile. Una lira oggi, una lira domani, non spendevo niente, giravo in bicicletta, ero un giovane molto triste. Piano piano siamo arrivati. Cioè non andava a ballare come gli altri? Sì, si andava a parlare, si andava, sì, cioè, si trovava anche le burrose, sì. Però non era come oggi, vettura, non vettura, moto, la bicicletta era già molto. Perciò l'altra volta ci diceva però che lei a un certo punto va anche a Rivaltella, quindi comunque frequenta diciamo, gli ambienti anche dell'epoca. Sì, in agricoltura allora. Il reddito era poco, perché la proprietà non c'era. Il proprietario dava il 50% diciamo, al lavoratore, il 50% a loro. Allora con un potere era sufficiente per far vivere il proprietario bene. Eravamo arrivati che anche con 100 e non era più sufficiente perché l'agricoltura aveva perso. E allora era triste, era povero, si mangiava carne di maiale perché si teneva il maiale in casa, si mangiava le galline perché le avevi in casa. La macelleria non ci andavi una volta al mese insomma, per prendere la carne. Era triste, però si viveva, si era contenti, si cercava di migliorare continuamente. Fin quando siamo arrivati alla situazione di oggi che è peggio di quella di allora. Tutti questi disoccupati, come va a finire? Chi li paga? Di crisi ne hai già viste? E senza soldi. Crisi senza soldi. Per andare al cinema c'era pensarci due volte. Ci vado questa domenica o la prossima. Tutte e due le feste non andava bene. E costava poco, però a carne si mangiava poco. Non è come oggi che se non c'è un rifornimento la famiglia non può fare niente. Allora non c'era bisogno di niente, c'era tutto in casa, anche se non c'era niente. Chiaro? Quindi lei appunto stava in famiglia, quindi in famiglia si decideva un po' come... Famiglia, giornali, non si pensava di come... Quando si andava al paese, che c'era l'edicolo che aveva esposto Corriere della Sera, tutto. Allora c'era sempre una fila di persone a leggere le novità.
si portava di là, si arrivava qua, tutti guardavano nella vita. Pure si vedeva la mille miglia, si vedeva i corridori in bicicletta. Era tutto triste, però una tristezza che ti dava piacere. Oggi è una tristezza che ti rovina. Vede che oggi c'è che finisce la vita. Perché finisce la vita? Perché il cervello non ragiona più le cose giuste. E i figli non le danno più, non hanno senso di soffrimento, perché dicono i genitori abbiamo sofferto lui, non vogliamo che soffra anche gli altri. Si andava a segare con la faccia. Era alla terra, venivo il landino, e poi la terra la mettevi a posto con la zappa. Con la zappa mettevi a posto la terra. Andavi a pelare le piante per dare la foglia alle mucche, capito? A vendemmiare, lo vendemmiavi a mano, portavi via l'uovo con un carro e un asino perché non c'era il cavallo mangiava troppo per vivere nell'agricoltura. Perché voi eravate mezzadri, no? Esatto, sì. Ecco, il sogno di suo padre non era quello magari di comprare la terra e diventare un padrino? No, neanche. Padre di mio padre, aveva 6-7 figli che allora morivano molti. Allora i figli li fece che campassero tanto perché l'alimentazione non era quella, cioè, le malattie. La mia famiglia è stata sfortunata anche per malattie, perché l'alimentazione non era sufficiente per quello che consumava il fisico, perché il fisico lavorava pesante, l'alimentazione non era pesante. Era l'alimentazione, mangiavi la polenta, forse mattina e sera, o la zuppa la mattina, un caffè latte, mezzogiorno la minestra, la carne la vedevi poche volte, se non era perché una gallina era andata nel pozzo che si era negato. Perché se mangiavi le galline rimanevi sceso. Sì, è tutta una storia. Però le persone erano contente, si trovavano nelle stalle in compagnia, si raccontavano le barzellette, si raccontavano le novità. Mi ricordo che nel 29, che avevo 6 anni, sentivo la faccenda della crisi in America. Chi leggeva il giornale, c'era uno che leggeva il giornale, attorno a 5-6 persone. A sentire quello che dicevo, e dicevano che bruciavano il frumento perché non avevano i soldi da comprare il carbone. Allora io dicevo, ma com'è possibile, quel frumento è sacrosanto, è quello che si verifica adesso, non compri la roba e non hai i soldi, c'è della roba che ti andrebbe meglio dell'altra, però ti devi limitare perché non hai i soldi. La crisi, com'è che si deve dire, coppia quella di prima con quella che viene dopo, è uguale. C'è chi soffre di morale, c'è chi soffre di fame, adesso di fame ancora poco, morale molto. Morale ti rompe la testa, litiga con la moglie perché non hai i soldi, litiga con i figli perché non vanno dove gli altri. Separi la moglie con il marito, i figli abbandonano. Adesso è un disastro. Quindi lei è preoccupato? Io, come dicevo stamattina con una ragazza qua, io non sono preoccupato per la moneta da vivere, sono preoccupato per i 60 anni di attività che ho dato, che oggi mi li devo mangiare. Questo. Se le aziende non pagano, cosa facciamo? Quando noi siamo alla fine anno, l'azienda vive perché hanno pagato, ma se non pagano non vivono, perché l'utile è poco.
è il 2 o il 3%. L'utile. Se c'hai un'azienda grossa che non paga, ti mangi l'utile, non hai più guadagno. Se mangi l'utile, non investi. Se non investi, non riduci i costi. Per me oggi è una crisi che per l'industria, e poi lo mette anche i giornali. Ne parliamo un po' di questo. Parliamo un po'. Per me la crisi è di non riuscire a pagare la manodopera. Provo a fare un esempio. Se quanto è 10, chi viene giù con le buste, viene giù con le mani libere. Cosa succede? Che le persone avevano bisogno il giorno prima o due giorni prima. Cosa ci dice? Che non hai soldi come adesso, la tredicesima tanti non l'hanno pagata, e non solo la tredicesima. C'è l'unico che mi dicono che non paga neanche la mano dopo. L'unico ha dei soldi a prestito, non le dà più niente i soldi. Una azienda che poi non solo quello. Cosa facciamo? Intanto continua a sperimentare nuovi trattori, nuovi modi di... E la passione. Lei, quando vedrà questo qua in funzione, c'è chi dice, beh, sarà il fan da ferro, non le vende. Ma per me è il mio piacere di far vedere quello che la persona è capace di far vedere. Hai capito? Per me è un piacere, anche se perdo soldi, anche se mi costa, perché mi costa. Cerco di lavorare io molto, però mi costa, materiale. Però far vedere quello che gli altri non fanno vedere, meno. Quel brevetto lì dell'appeso sui muletti, che adesso lo vendono in Giappone, ha fatto una fiera, l'ha presentato la fiera a Tokyo. Per me è un piacere, non mi dà dei soldi, perché è già passato 25 anni, però vuol dire che non sono l'ultimo. Sono arrivato in Giappone, c'erano tanti posti a formarsi prima. Dei brevetti l'ogni bene ce n'ha 25. 13 Claudio e 12 io, però quelli di Claudio sono diversi dai miei. I miei brevetti sono per economizzare la fatica, quelli di Claudio sono per migliorare le cose fatte. Faccio l'esempio dell'idroguido, per creare un idroguido che se succede qualcosa non va, succede dei guai, e ci ha fatto un brevetto sopra, capito? Fare delle manovre con il trattore, con l'idroguido, fare manovre con il rimorchio è troppo lento. Allora cosa ho fatto? Ho fatto un brevetto per liberarla dall'idroguido e usare il volante direttamente. E allora riesce a guidare il rimorchio, quello che è. Perché da noi il rimorchio è poco, ma c'è delle zone che il rimorchio è grande, portano a casa le barbabietole, portano a casa tante altre cose. Capito? Quindi a lei interessa quindi brevettare dei modi di lavorare anche meno faticosi, diceva più. Un'economia, quello che interessa è brevettare le cose che gli altri non fanno. Qua c'è dei motoseghi. Non so dove sono, che si hanno con il telecomando. Motosega, sì. Brevetto, si hanno con il telecomando. Uno ha il motosega e non so per terra, mentre che lì che parla, non occupa, lo avvio. Capito? C'ho i motoseghi che quando le do la mia corrente consuma il 20% di meno di combustibile. È un brevetto. Però i motosigli vengono dalla Russia 40 euro, cosa vai a aggiungere? Non c'è più niente da aggiungere.
è meglio prendere quello là, anche se consuma, anche se non va bene, che mettere delle modifiche su. C'è una cosa che non ci ha raccontato, quando è che comincia a vendere i suoi prodotti all'estero? Allora, all'estero direi mai. Il mio prodotto, il prodotto dell'idraulico, no, è andato all'estero. Però la prima è stata la Same. Same? Same, poi Fiat, poi dopo si è allargato. La prima è stata Same. Same prendeva della roba in Germania, costava molto, era scomodo perché era fuori dall'estero. Allora abbiamo cominciato a dare quel coso lì. E la Same siamo il 100% fornitore. Vediamo molta roba. Quindi siamo industria nazionale proprio. Dopo siamo andati all'estero che è subentrato le aziende grandi. Le aziende grandi, prima di fermarsi, ci devono pensare, perché lei può immaginare un'azienda da 10.000 cilindri, se dovesse uscire un guaio, ma chi è che ci corre dietro? Poi dove sono questi cilindri? Sono a casa sua, sono a casa degli altri. Loro quando prendono la roba devono essere sicuri, non possono prendere della roba così, non è sicuro. E noi sulla sicurezza ci lavoriamo molto. Se lei ha fatto caso, c'è dei banchi che vanno sempre. Facciamo anche delle prove che si dice che dovrebbero succedere questo, però loro li vogliono, dice signore. Tutta una manovra. Quindi diciamo che con l'idraulico l'olodinamica ha cominciato quindi a andare. Quello che facevo prima non era da formare dell'industria, era da far formare l'industria agli altri, ma non noi. Invece con l'idraulico è per fornire l'industria grande, perché l'industria grande non riesce a fare quello che facciamo noi. Perché il consumo è grande, però non è, è come le scarpe va bene per un piede ma non per l'altro, è uguale diciamo il cilindro va bene per una macchina o per l'altra, allora per una macchina non è mai dei grandi numeri, anche 10.000 pezzi non sono tanti, non è come la Fiat che fa il milione di pezzi uguali, invece nell'agricoltura c'è tanta roba però non di grande serie. L'idroguida invece è di grande serie, però l'idroguida poco moneta. Riesce a guadagnare qualcosa perché fai dei numeri grandi, però se lei vede l'idroguida come è lavorata a quel prezzo, però le macchine lavorano giorno e notte con quel prodotto. Vanno con le robotizzate, lavorano da solo. Sì, la grande moltitudine riesce a far fronte anche dell'economia, riesce a far fronte. Non è come, diciamo, la Fiat oggi, anni prima, faceva una macchina, costava 10, la vendevano 20. L'idroguida costa 10 e la vende 11. Capito? Se ogni bene è riuscito a portare avanti un'attività a dei momenti come sono oggi, com'è che devo dire? Vuol dire che non ci sono gli ultimi arrivati dentro. Vuol dire che quando c'è qualcosa di nuovo si corre dietro. Quello che faccio io di nuovo sono per gli altri. Quello che fanno gli altri tante volte sono per noi. Le cose funzionano. È il modo di vivere. E quello che penso sono gli altri.
gli anni sono i più brutti. Una macchina, un attrezzo lo riesce a modificare, can far cambiare. Gli anni c'è chi è fortunato, c'è chi è meno fortunato. E la voglia di mettere assieme e di pensare la notte per quello che si fa da giorno. Tutti i miei progetti nascono la notte. E un progetto nasce nella notte, anche più di una notte, perché una notte pensi un modo, l'altra notte pensi un altro modo, e poi metti insieme quello che è più facile per fare. Quando ho fatto il primo attuatore non avevo la corrente elettrica. Allora vedi, allora, aspetta, la corrente elettrica era questa. Lì dentro ci andava dell'olio, si dava fuoco qua e faceva la luce. E quando giravi, giravi così per avere la luce, capito? E il trapano girava a mano, capito? Con questa leva qua. Ma ecco, la storia di questo trapano qual è? È la storia che la Reggiane hanno smartellato le officine e questa roba andava in demolizione, loro andavano a acquistare. Quando ho acquistato questo qua ci ho dato 2 ventine di uova. Sa cos'è la ventina? 20 uova. L'uovo è chiamato ventino. Con 2 ventine di uova mi ha dato questo trapano, era uno di coraggio che l'avevo preso in demolizione, perché questo qua non c'era, ce l'ho fatto io. Lui finiva qua e qua. Quello ce l'ho fatto io. Quindi non era, diciamo, perfetto? Non era utilizzabile. Non era utilizzabile. Allora mi sono arrangiato per fare quello. E andavo bene, vedi che usavo quella punta. Ma c'era bisogno di riscaldamento. Doveva già lui il riscaldamento. Perché quando lo fai girare fai fatica. È duro. Ma ecco, lei ha avuto anche degli apprendisti suoi, persone che ha insegnato? Allora, ho avuto un ragazzo che lo chiamavo Correo, perché era il momento della guerra in Correo, che poi è andato a fare il muratore e adesso è morto. Poi c'avevo uno che ha lavorato alle Reggiane, che avevano perso il lavoro perché le Reggiane, e veniva a aiutarmi. Poi avevo un fratello, è venuto anche suo fratello, sapevano già fare qualcosa. Però i trattori li ho fatti tutti da solo, tutto da solo. Lavoravo da solo, avevo lo stabile a Fordondo che c'è ancora, e era la mia officina. Mi alzavo la mattina, andavo lì, andavo via di lì e andavo a letto. La mia passione era quella. Mi sembrava di essere come sono adesso in azienda. Quando rientro in azienda sono orgoglioso. Vado a parlare con uno, con l'altro, sono orgoglioso. Lei a un certo punto ha fatto anche l'insegnante, Romadeo, no? Mi diceva. Le scuole mi hanno richiesto di andare a spiegare la faccenda dei campi. Ieri sera mi ha telefonato mia nipote. E volevo sapere, perché poi ho dato i libri, che li avevo anche prima, la ragione dei campi, perché avevano fatto questi campi, perché non era solo per gli ebrei, c'erano altre persone, c'erano gli uomini sessuali, c'erano i testimoni di Geo, c'erano anche altre persone che... Ma lei ha fatto anche l'insegnante però di meccanica, no, di trattore? No, ho sempre lavorato da solo. E insegnante, ho insegnato a 10.000, 20.000 persone che lavoravano nell'azienda mia. Però non sono mai andato alle scuole, ci sono andato a spiegare la faccenda dei campi di concentramento, le scuole. Più di una, sono venuto anche a Reggio. I primi tempi raccontavo. Poi dopo era arrivato che dicevo, signori, chiedete voi quello che volete sapere, perché se io vi racconto, posso raccontare delle cose che a voi non interessano. Chiedete.
c'è stata una ragazzina di 12 anni, mi ha detto: com'è il nostro venire? Che parola le dai? Io ho solo detto: studiate, studiate, parlate l'inglese, studiate, pensate di andarvi a divertire, ma dovete studiare. Solo con lo studio vi potete difendere. Se non studiate andrete a fare un barista, andrete a servire una pizzeria, andrete a fare i commessi, andrete a fare le cose che non siete considerate nella società. Studiate, parlate l'inglese, studiate. Il motore l'ho comprato da un contadino che l'aveva preso prima della guerra per fare l'irrigazione, che poi non l'ha usato. Cambio e differenziale li ho presi da Benedetti a Reggio, che era un demolitore di macchine, di roba bellico. La carrozzeria usavo degli pezzi di macchine demoliti e lavorando come si poteva è uscito il trattore. Abbiamo fatto la sfilata con Reggio 1 maggio 1948, che trainavo un carro della cooperativa. L'ho usato un anno su a Rivoltella a insegnare ai partigiani, perché dovevano prendere in mano tutta l'agricoltura, fare degli agrari, e lì ho cominciato a prendere un po' di soldini. Poi dopo l'ho venduto in settembre alla Fiera a Gonzaga e l'anno dopo ce n'avevo un altro, poi vendo l'altro, poi un altro, poi vendo l'altro. E quando mi rimaneva il trattore a me, cercavo di andare a fare dei lavori per i contadini, chi aveva bisogno. E prendevo un po' di soldini, pochi ma erano soldini. E via, via, via. Fin quando poi sono arrivato a fare carri trasporto cingoli, come ho detto, il libro ne parli, e lì prendevo più soldi. Era un lavoro più tecnico, un lavoro più... Le attrezzature non ne avevo, lavoravo umano, lavoravo... Il trattore che quindi lei ha messo in copertina è il primo trattore con il quale... È il primo che è nato. Primo che è nato. Il primo, quello, è il primo che ho messo assieme. È la prima macchina che è nata dalle mie mani. Quel po' che... Quindi per l'occasione lei quindi è andato anche a fare la stilata? A Correggio, 1 maggio. E se lei vede qua, vede la sfilata, vede che c'è un landino, c'è delle altre baracche di macchine, certo. Allora erano così, insomma. Vede. E poi durante l'estate quindi ha fatto la scuola a Rivoltella, è così che... Dopo sono andato alle scuole quando si è cominciato a parlare della Germania, perché c'è stato un tempo che non se ne parlava della Germania. Era una cosa, io parlavo dei partigiani, quello che avevano fatto, quello che l'esercito italiano si era trasformato. Poi dopo ho cominciato a venire un po' la faccenda della Germania, un po' cominciavano a dare l'informazione, cominciavano, anche i russi ci tenevano a parlare, in modo che si cominciava, diciamo, a spiegare la ragione perché si era andati in campo di concentramento. Non c'era una ragione, solo perché eravamo degli italiani. E i campi di concentramento non li ho fatti per noi, li ho fatti per gli altri, però si andava bene anche per noi, perché arrivavamo dentro noi per 3 notti in un capannone senza letti. E sa come si dorme senza letti? Metti le valigie sotto il sedere, poi i ginocchi così, e uno sedere lì con appoggiato sui ginocchi. Si dorme mica male, si dorme, ho dormito anch'io, 2 ore uno, 2 ore l'altro. I bagni erano aperti, le docce non c'erano, c'erano le docce con il cianuro. E quando si andava a lavare c'era, com'è che lo chiamiamo, una vasca con tutti i rubinetti senza acqua calda,
e tutti se lo vanno come si poteva, se lo vanno poi anche poco. Sì, la ragione del campo di concentramento ti ha aperto gli occhi, insomma. Ti ha fatto capire come si può vivere anche. Però la mia voglia era sempre il trattore. Io lo sognavo la notte. Il trattore lo sognavo anche la notte. A Fazzano c'era Gasparini, che c'è ancora, che aveva preso da demolire delle macchine americane che aveva comperato Marseioli, che adesso è a Parma, per le gomme. Avevano preso il GMC per le gomme, perché le gomme erano cercate, i camion no. E loro li demolivano. Allora io andavo a lavorare da lui, d'inverno, quando pioveva, quando era freddo, che in campagna non si lavorava, e portavo a casa, non dei soldi, un po' di roba, muloni, un ingranaggio, un po' di roba. E questa roba la usavo poi, come ho fatto, per fare i trattori. Lei tanto non ha fatto anche la scuola tecnica? Niente. Lo dico. Ho fatto la terza elementare. Perché allora la quinta era correggio. Andare a Correggio non c'era il corriere, non c'era niente, c'erano le biciclette, ce n'erano non per tutte. Allora la mia scuola è la terza elementare. E adesso io faccio i calcoli a testa, che gli altri usano sempre il computer. Capito? Quando le do le misure, a testa. Adesso con la faccenda di quella Pisa, perché sapere la realtà di pesare la roba è molto impegnativo. Sembra che sia una cosa facile, non è vero. Non è vero, nel caso poi nostro. E allora tante volte ci do così i calcoli a testa. Sbaglio qualcosina, ma poco. Io è un sistema che non ho neanche dei puntuali, non tengo dei libri per segnare quello che faccio domani, non ho bisogno di niente. Io la mattina quando vengo distribuisco le mie cose, c'è in memoria, c'è tutto, passo uno, vedi che te lo vuoi, via te vai, passa l'altro, ascolta, quello che cerchi te là in fondo. Curo, ancora adesso. Delle volte mi criticano, ma io sono fatto così, signore. Mia madre, parlo di mia madre perché era quella che per lei mi ha fatto così. Mia madre mi ha fatto così. Non dico mio padre, perché mio padre non era troppo d'accordo che io facessi quello che ho fatto. Lui voleva che rimanessi in agricoltura, ma io ho detto no. Se non c'ho posto qua vado all'estero. Poi invece il posto l'ho trovato e ho dato tanti altri posti. Perché da me ne è passato 30.000 delle persone, e che ho insegnato possono essere 10.000 o anche di più. Ci ho insegnato come si fa a vivere. Perché dico questo? Perché si vede. Se non si vedesse sarebbe difficile dire che ho insegnato come si fa a vivere. Per me la parola povero ha un senso. Sa cosa vuol dire povero? Vuol dire che uno dorme.
sa cosa vuol dire freddo? Perché uno lo tiene. Se ti muovi, il freddo va via. Se ti muovi, non sei più povero. Sta ad aspettare che venga sera, se resti povero anche domani. Chiaro? C'ho dei ragazzi che speculano il minuto. Delle volte, quando ho voglia di scherzare anche. E dico, signore, se io avessi fatto come fai te, questo qua non ci sarebbe. E nemmeno te lavorare qua, saresti da un'altra parte. Io l'orario ho mai guardato. Guardavo il sole quando venivo e quando andavo via. E allora il 1° maggio, la festa dei lavoratori, si faceva una sfilata e tutte le frazioni presentavano il suo lavoro, per esempio Fordondo, la Fornace, Prato, la Cantina, e tutti presentavano qualcosa. E i falegnami oppure, presentavano qualcosa. E si faceva questa sfilata in mezzo a tanta gente. Era anche bello, era. Tutti ci andavano con qualche cosa. Chi aveva una carioca la usava, mi sembra che ci sia anche due mucche, mi sembra, non lo so. Hai capito? In modo che le feste si facevano così. Però assieme alle feste c'era... è uscito. Assieme alle feste c'era anche che si doveva essere dei comunisti, perché se andavi alla sfilata e non eri comunisti ti guardavano un po' male, dicevano che eri un fascista. Questo qua è sempre la sfilata per un'immagine. Questo qua è una macchina americana, Chevrolet, che lo usavano. Questo qua vede un altro tatuatore come il mio, anche lui tirava un carro. È vero? Prato di Correggio. Questo qua cos'è? C'è anche una Jeep. Questa qua è una Jeep, vedi? Sì, la Jeep ce n'era, questo qua è ancora un Chevrolet. Questo qua è un altro baracchino come quello che aveva fatto io. Ce n'era già un qualcheduno. Vedi che c'è il cavallo, dentro le mucche, vedi? Vedi un andino con la macchina a trebbiare. E allora, diciamo, il bello era quello. Hai capito? Ecco, lì è dove lavoravo. Che c'è ancora. Questo invece è... Quello è il trappolo, quello là. Vedi, questo qua è una pala che ce l'ho ancora. Vedi, il carro trasporta i cingoli, questo, vedi? Vedi, qua c'è la trattrice con i cingoli e questa trattrice qua fa andare il carro con la presa di forza e un mezzo, diciamo, sì. Poi ce n'è degli altri. Vedi, questo qua è già un carro grande. Questo qua i carri piccoli non interessavano più, perché con questo trasportava anche Termo. Quello lì è Claudio, Claudio e la Cristina. Questo qua è il Caterpillar che ho messo gli impianti. Uno, il primo che è nato in zona a Reggio e anche fuori Reggio. Vedi, questo qua ce l'ho ancora, vedi? Perché allora non c'erano le zapatrici, non c'era il motore con la presa di forza per far girare le zapatrici. Allora ho fatto questo qua che è trainato da un cingolo e preparava la terra per la semina. Facevo un lavoro immenso rispetto alla zappa, perché poi la zappa cominciava un po', com'è che devo dire, le persone facevano un po' fatica ad andare a salvare, perché era duro. Vedi, questo qua è quel ripper di quello che parlavamo per le ceramiche, vedi, sul Caterpillar. Quindi sono macchine americane? Sono macchine americane. Allora, questo qua è un Sami, adesso è già 20 anni.
Fiat, non solo Fiat, gli ha fatti loro. Questo qua è un trattore agricolo con la pala e ce l'ho ancora. Ho cercato di tenere qualche duno. Quindi lei è andato anche a ricomprare i pezzi che... Quando le persone prendevano le macchine moderne, allora cercavo di comprarla io. Vede questo qua, ancora il carrello con la ruspa che trasportava i cingoli, vedi? E questi attrezzi, questi oggetti, dove li tiene queste macchine? No? Sono fuori, li abbiamo fuori. Subito li tenevo dentro, adesso abbiamo impegnato, vedi questo qua, 100 quintali, vedi? Qua c'è la presa di forza. Uno va sopra, è come un camion. Ma lei in questo modo quindi... Questo qua c'ha anche la potenza sull'autostrada. È autorizzato, ho avuto l'autorizzazione da Roma. Ah, autorizzato. Da Roma. Poi abbiamo fatto questo. Quando ha cominciato a pagare l'uva con la gradazione, c'era bisogno di fare il prelievo. E allora c'era uno con una coclea che andava sui carri e faceva 3-4 soldi. Allora noi abbiamo fatto questo, che c'è ancora, ma se sapete che c'era ancora. Qua l'operatore fa il sondaggio sul carro, perché c'era, cominciavano a venire le truffe. Capito, vedi? Questo qua, dopo c'erano le vinacce da caricare. E allora ho fatto la testa per le vinacce, c'era uno ancora, vedi? Quando arrivava il camionista alla cantina, andavo su questo qua, motore elettrico, caricava il suo camion, si andava via. Prima lo caricavo con le palette. Allora, di qua si parte con le idroguide. Tutta questa zona qua è dedicata per le idroguide. Tutto quello che è possibile è robotizzato. C'è ancora una parte di produzione, poca, che è manuale. Però tutto è robotizzato. Qua le persone lavorano con la testa, e poco con le mani. Vado pure avanti, ombre, la seguo. Può parlare anche. E tutto quello che vedete è tutta tecnologia, non costruita da noi, ma trasformata sotto le nostre direttive. Perché l'idroguida è un prodotto che ha un costo basso? Perché tutti quelli che fanno l'idroguida devono essere attrezzati, altrimenti non si produce a un costo basso, si produce a dei costi troppo elevati. Qua, lo ripeto, le persone lavorano più con la testa che con i bracci. I bracci danno poco. Perché il braccio movimenta una cosa una volta, la testa può dare tante volte. Ecco, questo qua è finito l'idroguide. Questo è l'ultimo scaffale dell'idroguide. Tutta questa zona qua è idroguide. Qua parte i cilindri. Vede? Il cilindro è un po' diverso dalla produzione dell'idroguida. Perché? Perché non c'è dei numeri grandi, c'è dei numeri grandi ma frazionati. Faccio un esempio, 10.000 di un tipo, 20.000 di un altro, 30.000 di un altro. Invece l'idroguida è sempre così.
E se qua non si lavora con il sistema tecnico robotizzato, chiudi come ho fatto tante altre aziende. C'è una ventina di aziende in Italia che ha chiuso. Chi è rimasto un po', ma poco. Qua il magazzino deve essere molto grande. Perché deve essere grande? Perché è frazionato la produzione. Anche l'idroguide, il magazzino è grande, però è sempre quello. Vedi, si crea delle zone dove che gli operatori si uniscono e espangono i suoi problemi. E dai l'unione delle persone fa creare la produzione più snella e più sicura, perché ognuno dà il suo parere. Qua abbiamo la Turum, dove si fornisce tutti gli utensili da taglio, e ce ne tanti degli utensili. Qua fanno il controllo della produzione giornaliera. Qua giornaliero fanno il controllo della produzione. Questo qua è una zona che non è attrezzata con il robot, è manuale, però è un manuale senza fatica, non è un manuale di fatica, è un manuale senza fatica. Questo qua invece, avete fatto qualcosa? Stai fermo, fai una pesata, dai. Metti dritto, andiamo a vedere. Chiama quello là, chiamalo i due. Leggermente. Chiamalo lui. Allora adesso fa l'azzeramento, eh? Adesso fa l'azzeramento, andiamo a vedere. Adesso prendi il pallet, solleva. Adesso peso. Sta pesando, ha già pesato, quant'è? 147. Quando? 147. Già pesato. Ci ho lavorato 2 anni sul brevetto, però sono riuscito. È un brevetto europeo, fra 1000 anni è ancora vivo. Io non l'ho mai visto, è la prima volta che lo vedo. Questo. Capito? Un brevetto europeo, fra 1000 anni è ancora, ancora vivo. Non, quello rimane, almeno se cambia il mondo, ma rimane per vita metterne.
andiamo a vedere le prove di stress. Scusa. È già 5-6 mesi che lavoro. Eh? Questo qua è un cilindro per i muletti. Quello là invece è un cilindro per le macchine movimento a terra. Ho capito. È un trattore quello che va da solo. Vedi che qua c'è due guide, è quello che va da solo, quello che è comandato col satellite. Sarà la macchina del domani questa qua. Il ferro, cos'è? Il ferro. Stiamo a vedere, qua è un sistema che su una pala, su una macchina in movimento a terra, l'operatore non deve più cambiare. Stiamo a sentire. Senti? Sì. Senti che riduce. Adesso sono da qui. Allora, cosa vuol dire questo? L'operatore non deve più comandare lui, è il sistema che comanda. L'operatore, se comanda lui, può tenere la mano sulla leva senza andare avanti e dietro. Questo qua non viene, perché è un sistema elettronico che guida lui.